Devono che tanto tempo fa te ne vorregna più bella caccia sta. Affido al mare aperto questo messaggio. Che Dio lo recapiti nelle giuste mani di un senziente, a memoria dei miei giorni andati e di quelli amari a venire. Possa chi mi leggerà condividere i miei affanni, le mie lacrime ed il mio desiderio di verità e diffonderla. Quando la menzogna cancellerà ogni traccia dell'eroismo e della passione di questo popolo fedele, di questa nazione nella quale sono figlio e che, da figlio, ho onorato, amato e difeso, secondo le mie possibilità. Francesco II profetizzò che ci sarebbero rimasti soltanto gli occhi per piangere. Infatti è e sarà così, da ora e per le generazioni a venire. Anch'io sto piangendo, ancora oggi, dopo 10 anni di macchia, qui, su questo ponte, di un bastimento che si allontana da Napoli con lentezza estenuante. In questa eterna agonia imploro la pace e vorrei chiudere gli occhi, annegarmi in questo mare. A te che mi leggi, fratello o sorella, affido il mio onore, i miei ricordi, la pena, la rabbia ed il brandello del nostro vessillo che svettava glorioso quale bandiera di civiltà sui pennoni più alti piantati nel cuore della mia patria. Ci invasero, ci occuparono, ci avvelenarono, han preso le nostre ricchezze, i tesori, persino la nostra dignità, la memoria. Ci han chiamato beduini, africani, loro, i veri barbari, i veri briganti. Non so se li perdonerò mai. Io che ho combattuto al fianco di Ludovico Quandelle, di tanti generosi eroi che erano il fiore all'occhiello della nostra onesta e coraggiosa gioventù e che oggi tutti han voluto dimenticare. Servo negli occhi le immagini di quei giorni andati e del mio orgoglio. La vita semplice di re, soldati e sudditi che si dipanava nella magnificenza dei palazzi di corte di Capodimonte, Napoli, Portici, Caserta, dove ognuno di noi sentiva di essere a casa propria, di poter liberamente godere di tanta bellezza, di tanto fasso, di tanta ricchezza, avendone libero accesso per udienze, per qualsivoglia motivo, con tutti i ministri del re e col re medesimo. Noi ci si cibava di bellezza, tra arte e miti, natura e cultura, ed in quel clima, ed in quei palazzi, che erano tra i più belli d'Europa, le sorti fauste della nazione si accrebbero fino a farla divenire una potenza agli occhi del mondo.
Erano le splendide regge, la casa e il sacrario del nostro popolo e di quei vilipesi Borbone che dal 1734 regnarono su questa terra, facendo del regno di Ruggero II il Normanno una nuova civiltà ed una nazione compiuta, l'unica vera nazione della penisola italica. Napoli illuminata, non solo dal sole e dal genio delle sue genti, ma anche dalla prima illuminazione a gas della città, divenuta ormai terza capitale d'Europa, con i suoi 18.000 impiegati governativi, che sin dal 1818 godevano del beneficio della previdenza pensionistica. Napoli gloriosa per il suo possente esercito, la sua flotta navale, la prima italiana a giungere in America e nel Pacifico, celebre per la prima compagnia di navigazione del Mediterraneo, per il primo codice marittimo che fu adottato poi anche da altre nazioni. Ancor più celebre l'industria navale, per la prima nave a vapore, orgoglio del moderno cantiere di Castellammare, che era il più importante bacino del Mediterraneo. Celebre eravamo per l'industria di estrazione e trasformazione del ferro, che, partendo dalle miniere calabresi di Mongiana e Ferdinandea, attraverso una strada che si inerpicava in quei territori scoscesi, recava poi il prodotto via mare fino a Pietrarsa, la più grande azienda dell'Europa continentale, fucina alchemica della prima locomotiva e ferrovia, nostro orgoglio nazionale e insindacabile primato. Ma ho nostalgia delle dolci miti serate alitate dalle armonie di Bellini, Donizetti, Rossini al Teatro San Carlo e nei tantissimi conservatori di musica, culla di una Napoli regina dell'opera già dal Settecento e delle allegre vendemmie a San Leucio, la prima comunità sociale di lavoro per l'industria tessile, assurdamente progettata, realizzata e condotta con successo da quel Ferdinando IV che fu sempre detto dallo straniero essere un monarca assolutista. Quante volte per gite fuori porta mi sono recato sul Vesuvio, dove l'attività ruggente era già allora tenuta sotto controllo dal primo osservatorio sismologico al mondo, nostro. E come non raccontare dell'altro gioiello tecnologico, di quell'osservatorio astronomico che scoprì il primo asteroide, denominato Cerere Ferdinandea. E voglio dire pure a te che mi leggi, delle meraviglie che mi colsero quando mi recai agli scavi archeologici di Pompei, Ercolano, Plonti, Cuma, accompagnandovi scienziati stranieri, ospiti a corte, immergendomi con stupore in quell'antica era che il mio re volle rispettosamente e religiosamente riportare alla luce e rinnovato splendore, in quel che ora è detto Museo Nazionale, così come è accaduto per la nostra biblioteca, poiché l'Italia unica nazione piemontese sabauda, bene in quelle sale del Real Museo Borbonico, era, e spero che nulla ne sia stato trafugato per essere trasportato a Torino, come tanto altro, una ricchissima collezione di reperti archeologici di Ercolano e Pompei, insieme a tutto il patrimonio artistico e museale napoletano, amorevolmente raccolto ed offerto ai visitatori dalla sensibilità e ingegno culturale dei Borbone. Quei Borbone detti negazione di Dio, che al capitolo Beneficenza Pubblica dell'Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie, realizzato dalla Presidenza del Consiglio e stampato dallo stabilimento tipografico della Stamperia Reale, ci racconta di 283 ospedali e più di 300 fra ospizi, orfanotrofi, nelle sole province, escluse Napoli e Palermo. E fra tutti questi ricoveri, uno in particolare, il Reale Albergo dei Poveri, voluto da Carlo VII di Borbone nel 1751 e continuato e abbellito dai suoi eredi. Un vero monumento alla solidarietà. Lì trovavano ricovero, istruzione e soprattutto formazione i trovaterli, inabili al lavoro, che venivano poi istruiti nei primi rudimenti delle lettere, della calligrafia, dell'aritmetica, della geografia, nella musica vocale e strumentale, nel disegno, nella mittura e nella scultura, nell'agricoltura pratica, nell'arte tipografica, nei mestieri, dal calzolaio al sarto, al falegname. 5.800 persone vi risiedevano. Ho letto su un giornale stampato alla macchia che nel 1861
Lo stabilimento si è trasformato nell'albergo della morte per lo spirito e per il corpo. Sevizie, sporcizia e mortalità. I nuovi governatori ricevono una pingue stipendio. I vecchi lo facevano gratuitamente e con uno spirito di servizio e di abnegazione. Che dove è più? Vorrei dire tante più cose per rendere completa la mia testimonianza. A te, che leggi, ti dico che però le lacrime mi bruciano e la mano mi trema. Ci portavano la libertà, i signori piemontesi. Quella libertà che al paese loro non era mai esistita, ma era il confuso desiderio di distacco dalla lunga atavica miseria. Era il nostro re considerato un despota, non è vero? E allora chiedetevi perché ad un despota sanguinario il popolino ebbe ad offrire la propria vita e quell'inno che ancora oggi irriducibili canticchiano in sordina. Furono chiamati ignominiosamente Lazzari, insorgenti, ieri. E oggi è definito razza di brigante, banditi. Ma sono sempre pronti a ricordare. In tutta Europa il popolino ha combattuto i suoi despota. Chiedetevi il perché. Solo da noi altri è accaduto l'inverso. Ciò vi porterà sulla buona strada della consapevolezza e probabilmente rintraccerete le vostre radici, la nostra antica grandezza. Io ho amato, difeso e onorato la mia bandiera e se tornassi indietro rifarei pari pari il percorso che voi lo crediate giusto o meno. Mi chiameranno emigrante quando sarò alle Americhe. Ma la mia patria continuerà a vivere in me. La proteggerò ancora, nonostante tutto. Ti chiedo di aiutarmi a farlo. Cerca le nostre radici, le verità sepolte, e riportale alla luce. Divulgale a chi ignora. Prega per me, per l'alfiere napoletano, Capitan Nicola, brigante ed emigrante ed oggi insorgente. Quale onore, eccellenza, sono ai vostri ordini. Siete già a conoscenza degli ordini. Non voglio nessun tumulto a Napoli. Napoli è una città pacifica. Qualche testa calda l'abbiamo già acquietata, ma... Ma? Ma dovreste nominare qualche delegato di polizia in più. Gente fidata, gente nostra. Va bene, li avrete. Ma ricordate la consegna. Per ora non possiamo farne a meno, poi li spazzeremo via. Non credo che sarà facile, signor generale. Comunque una cosa, io ho capito pure perché a noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, eh? Sì, no, per essere sicuro loro, no, che a qualunque ora scendevano al sud, si trovavano sempre in orario per mangiare. Cioè, mezzogiorno, sono in orario. Cioè, poi se ne esce, dice, vabbè, però che non ha pulito. La pulitana rira, balla, canta, è simpatico, te una musica in te vedi. E per forza, come ho sangue ce l'ha da su qua, tutto qua. Ed ecco che finalmente abbiamo la possibilità di poter venire a conoscenza di quelli che sono stati questi momenti insorgenti di giovani meridionali. Ricordiamo, una guerra civile durata 30 anni, ma grazie al nostro amico, con il presidente dell'Associazione Senili di Napoli, Giuseppe Serroni, che ha fortemente voluto questa iniziativa. Presidente, buongiorno. Noi entriamo nel tuo luogo della memoria, questa sorta di scrigno, per sentire qual è stata la motivazione principale per la quale si vuole dare soprattutto ai ragazzi del nostro sud
una visione diversa di questo momento della nostra storia meridionale e soprattutto come mai legato alle brigantesse e non al brigantaggio in generale. Vado. La mostra che teniamo in questa chiesa, Santa Maria Stella Maris, in piazzetta del Grande Archivio a Napoli, nasce dagli studi scientifici e antropologici di un professore molto famoso, che è il professor Domenico Scafoglio, che ha incominciato diversi anni fa a mettere insieme quelle che sono le storie vere. Ha raccolto tante storie di briganti, di bande, di gruppi, però il punto focale del suo studio, che soprattutto di natura antropologica, dicevamo, sono le donne, il ruolo delle donne all'interno di questa grande rivolta popolare che fra il 1860 e il 1870 sconvolse i piani politici e geopolitici del Piemonte e dei suoi alleati. Che di fatti è significativo che al di là di una sorta di damnatio memoriae che c'è su questo periodo storico in assoluto del brigantaggio, ma possiamo dire che è ancora più raro mettere la figura femminile al centro di questa insorgenza, di questa rivolta che ci fu. Come si diventa brigantessa? Ecco qua, allora vediamo, in alcuni pannelli viene raccontato un pochettino l'evoluzione. Molte di queste donne che diventeranno addirittura capi di queste bande di rivolta, che stiamo parlando di insorgenze, in verità qua stiamo parlando di una vera e propria guerra civile. 10 anni di guerra contro un esercito potente, armato in quella maniera, dove le donne avevano un ruolo fondamentale. Brigantessa si nasce per tanti motivi, molte perché si aggregavano a questi uomini che si davano alla macchia e combattevano contro questo esercito potentissimo, altre per vendetta personale, altre furono costrette quasi a diventare brigantesse da una vita travagliata, perché dopo che i piemontesi per esempio le stupravano, erano cacciate dai paesi, quindi dovevano per forza aggregarsi a queste bande dove trovavano il loro riscatto sociale e femminile. Si racconta che anche donne di ceti sociali alti, nobili donne, decisero di mettersi alla macchia e portarsi quindi alla difesa di questo regno. È vero, perché comunque la perdita di quello che era stato un regno che comunque consentiva alle famiglie di poter sostenersi con le proprie terre, le proprie proprietà, i propri allevamenti, improvvisamente viene sconvolta da queste leggi che espropriano le proprietà private. Molte di queste donne dovettero difendere la propria proprietà, la propria famiglia, il proprio onore soprattutto. Ne vediamo una in particolare legata anche alla nostra città e quella forse più ricordata, Michelina di Cesare. Michelina di Cesare, sì, è una figura, una delle figure più note attraverso anche queste immagini fotografiche che i piemontesi diffondivano, ed era una capa brigante. Cioè lei entra giovanissima all'interno di una banda e in poco tempo è costretta a diventare, ad assumere il potere su questa banda, e gli uomini la seguivano in una maniera quasi idolatrandola. Era Presidente, una donna famosissima. Questa Giuseppina Spina che stiamo osservando, della quale vediamo una testa, ma sembra quasi mozzata. Sì, è una testa mozzata, questa è Giuseppina Spina, è una brigantessa che combatteva contro l'esercito. E i piemontesi usavano questa tecnica di tagliare le teste ai briganti. Loro adducevano il fatto che era difficile portare i corpi intatti nel paese per identificarli, quindi preferivano tagliare le teste. C'è un queste racconto... teste oggi sono disposte, però certo, sono esposte. Purtroppo, sì. Sono esposte a Torino in un museo della vergogna, che è il Museo Lombroso. Certo, che rappresenta antropologicamente l'inferiorità dei meridionali, che ancora oggi, 2024, viene tenuto aperto, ma va detto che addirittura dall'archivio militare italiano, ancora sotto sequestro, ancora secretato, è uscita una lettera nella quale un brigadiere piemontese chiedeva di mandare più gabbie al proprio luogotenente, perché avendo finito le gabbie non sapevano dove apporre le teste di questi partigiani dell'epoca, tutti giovani, ricordiamolo, tutti giovani che non avevano mai avuto esperienze militari, perché la leva militare nel meridione non era obbligatoria e quindi erano dediti soprattutto alla campagna, ai lavori di natura, diciamo, agricola, ma poi dovettero mettersi in guerra, Presidente. Sì, consideriamo che ci sono state decine di migliaia di morti, quasi tutti meridionali, ovviamente.
c'erano anche meridionali che passarono con le nevica e quindi fu costituita la Guardia Nazionale, che combattevano con i briganti. Erano soprattutto questi gli oggetti dei nostri resistenti, che erano l'oggetto principale di cattura. Per cui quando si prendeva un uomo della Guardia Nazionale, anche i nostri briganti gli tagliavano comunque le teste, a monito nei confronti dei propri compaesani. I traditori comunque vengono sempre considerati in una maniera inferiore rispetto a quelle che è l'idealità di un popolo. E beh, proprio parlando di popolo, non possiamo che sollecitare il nostro popolo napoletano, che nelle loro passeggiate turistiche dovrebbero passare qui per la piazzetta del Grande Archivio a fare un tuffo in questa memoria persa, una memoria volutamente celata e fatta passare quasi sempre come immagine di un brigante ladrone, come immagine di un brigante dedito ai furti e non che combatteva per la propria patria, Presidente. Sicuramente, questa è una mostra che fa chiarezza su degli aspetti tenuti nascosti, volutamente nascosti per tanti anni, però piano piano le memorie storiche emergono e oggi il brigantaggio viene visto in un'altra ottica. Ci sono anche delle serie televisive, dei film che raccontano in maniera favolistica anche questa avventura. In realtà questa non è stata un'avventura, ma è stata una vera e propria guerra civile con decine di migliaia di morti, a cui va il nostro commosso onore e rispetto. Certo. E questa mostra vi spieghiamo la vita quotidiana delle brigantesse in modo particolare e come hanno inciso poi sugli eventi futuri, che finito il brigantaccio inizia la grande emigrazione dei popoli meridionali. O briganti o emigranti, e va detto che oggi briganti siamo noi, o per meglio dire siamo tutti briganti. Siamo tutti briganti e abbiamo con noi il presidente di un'associazione che porta questo nome, dottor Mario Picariello. Come mai dare un nome ad un'associazione culturale che si occupa del Sud e di ciò che accadde, vediamo qua, i dispacci dell'epoca, durante quei 10 anni di guerra civile? Perché abbiamo preso atto di una rivisitazione della storia che ha riportato a galla verità nascoste, notizie artefatte. Quindi da un punto di vista storiografico abbiamo riacquisito una condizione che era stata sempre millantata, e quindi questo è stato il primo step che ha dato tra l'altro la ragione del nome dell'associazione culturale. Siamo tutti briganti. Cosa ne pensa Picariello del fiction che è stata fatta su Netflix a riguardo del brigantaggio? Che idea se ne è fatta, lei che si occupa di brigantaggio da tanto tempo? Cinematograficamente è un'opera fatta bene, romanzata adeguatamente per renderla godibile da un pubblico non necessariamente di storici o di esperti, ma è una serie che ovviamente deve intrattenere, così come fa la cinematografia, un pubblico vasto e articolato. Se non c'è questa consapevolezza diventa difficile anche affrontarvi le problematiche con una visione giusta e coerente. D'accordo, grazie Presidente Picariello, grazie ai sedili di Napoli che riescono con continuità, passione e rigide conoscenze delle nostre fonti, soprattutto quelle meno conosciute, a dare alle nostre radici quell'humus di cui noi abbiamo un bisogno estremo, non avendo mai avuto grandi possibilità di conoscere realmente la nostra storia. Per cui con l'Associazione Sedili di Napoli, con la nostra Stella Maris, la chiesa nella quale vi è attualmente questa bella mostra sui briganti. Ma i briganti siamo noi. I briganti siamo noi perché innanzitutto discendiamo da quelle persone, uomini, donne, bambini, hanno combattuto per un ideale, hanno preferito morire in piedi anziché vivere in ginocchio. E perché morire in piedi? Perché quegli ideali ai quali ci hanno voluto abituare con tanta damnatio memoria della vera nona storia, il Risorgimento ha fatto di tutto affinché noi meridionali dimenticassimo le geste di questi eroi, di questi briganti che, ripeto, siamo noi.
e che hanno cercato di sovvertire un sistema che stava cambiando sei secoli di storia. Vorrei tanto essere sconfessato in questi giorni e poter dire che viceversa il meridionale, dopo quelle vicende, ha mantenuto la capacità economica, culturale, sociale di primeggiare. Però credo che tutto ciò che ci circonda, soprattutto a noi meridionali, dimostra esattamente il contrario. È fondamentale comprenderlo, ripeto, il silenzio che c'è stato rispetto a queste nostre storie ci ha condannato quasi a un'ignoranza rispetto a degli eroi. Le nostre strade non ne ricordano nessuno di quei nomi, ce li hanno voluti far passare come criminali, come ladroni, e non ci hanno voluto invece raccontare che questi giovani, queste donne che hanno voluto seguire i loro uomini, ribadisco, hanno fatto di tutto affinché il nostro Sud non arrivasse ai giorni d'oggi con queste difficoltà. Per cui, quasi come un gesto simbolico, a ricordo di tutti quei milioni dei migranti che sono dovuti andare via dalla nostra bella terra del Sud, e a ricordo soprattutto di tutti questi morti, giusto un dato, nessuno aveva più di 30 anni nella media, erano tutti giovani, che hanno combattuto per questo ideale di patria. Bene, proprio in questi giorni, sempre che si ricorda il famoso risorgimento, con questo gesto simbolico, la bandiera che loro hanno difeso, li facciamo assistere a questa bella rappresentazione che deve servire fondamentalmente a tutti noi ad avere un rapporto etico con queste persone che, ribadisco, siamo noi, perché nei momenti in cui noi reagiremo anche ai nostri politici che si sono serviti dei nostri voti per non servire la propria terra, bene, questi briganti diventeremo noi. A morte se farestina, o sfregia diventa storia, o fierra scanna di padre innanzi all'occhio di creature che agnano senza riuscire di vicerire a nulla. L'Italia si accrescerà con l'acqua a raggio rancore, saranno cittadine senza nessun onore, saranno terre lontane e lacrime e bastimenti, o mezzo per si scordare i torti e i tradimenti, per non assaggiare i comandi risultati in che casa nostra, e insurte, dormienti, scorna, cadrà sana ringa all'osso. E sarà l'arte gambà non credere più a nessuno, sarà l'arte imbrugliata non so cuccare uno, saranno Wappa, Tembaghera, Mariola, Santo, Fiano, saranno duca e zandraglie, prieve e ciarlatane, profumi di palazzo, sultane e parapalle, bascio umide e scuro, bocca cociata e cipolla, la pizza con ogni regina e chi fu un migraiere, e nipote chi fu brigante, saranno carabinieri. Sarà una ferita aperta, sotto all'acqua sola, un corpo che si studia senza gettare una dora, una lucca senza voce da passa per terri e città, una ansia senza nome, da notte deve ne attuare, gente senza pace, trovare giuste parole, per meglio nascondere cose che a ricevere non vuole, sarà avuta sempre a capa quella che dopo cuore, sarà se scurtare l'ucenza, sarà inzuzzare l'amore, sarà recitare con media per strada, e per t'ingaglietta, sarà per soffrire a chi lato solo per fare spietta, io offri di scala coscienza, l'onestà si fa stizia, fra l'uomo della terra mia, non sarà che si stizia, ma io canto, 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 canto per tutto quanto, canto per dare coraggio, canto per dare speranza.